Tutto il litorale spezzino, l'entroterra e le Cinque Terre stanno facendo la conta dei danni subiti a causa del maltempo. Tirare le somme non è ancora possibile, ma la provincia si trova a far fronte a una situazione di vera emergenza. Le Cinque Terre hanno subito il duro impatto della mareggiata di Libeccio, in modo particolare Monte Rosso, dove la forza dell'acqua ha distrutto diversi stabilimenti balneari. Il mare nel Paese Vecchio questa notte è arrivato sino alla piazza principale, lasciando detriti, sassi e legname ovunque. Allagato il park Fegina e saltate le staffe del tubo del gas alla foce del Morione. Una mareggiata di una violenza mai vista, i danni sono già stimabili in alcune centinaia di migliaia di euro. Risveglio traumatico anche a Porto Venere, dove diversi muretti, ma anche alberi di Piazza Bastreri, sono caduti al suolo nella notte e nelle prime ore della mattinata. Alcune barche sono affondate. Volate tegole nei Carruggi e su Calata Doria sono arrivati pezzi del cantiere della locanda San Pietro. Allagamenti anche in Via della Libertà, la strada principale della frazione delle Grazie. Danni ingenti alla Marina del Muggiano, dove si sono rotti gli ormeggi di un traghetto, e allo stabulatore di Santa Teresa, dove i mitili coltori lavorano i muscoli dei vivai. A San Terenzo cancellata la spiaggia e la passeggiata a lungomare è invasa dai detriti. Alla Venere Azzurra spiaggiata una barca a vela che ha rotto l'ormeggio, mentre a Lerici c'è stata la rottura della rada e sono affondate una trentina di imbarcazioni all'interno dello specchio acqueo protetto dal molo. Nelle zone collinari, Pugliola e Solaro in particolare, le criticità sono collegate alla mancanza di corrente elettrica e al forte vento che ha costretto alcune famiglie a lasciare le proprie case a causa dei tetti pericolanti. Mare in piazza nella notte anche a Bocca di Magra, sulla spiaggia di Marinella, così come a Fiumaretta, strutture divelte e una montagna di detriti. Ma tra i territori maggiormente colpiti dal maltempo, la Val di Vara, ci sono zone a Beverino, Riccò del Golfo e Follo dove manca la luce da oltre 24 ore. Ingenti danni causati dalle trombe d'aria nelle frazioni più alte. Zignago in ginocchio, senza elettricità e isolata a causa della chiusura delle strade. Centinaia gli alberi caduti lungo le strade, sradicati anche piante plurisecolari. In centro Spezia, così come a Sarzana, i danni sono stati soprattutto legati alle piante pericolanti che hanno richiesto la chiusura di molte strade per la messa in sicurezza. Alcune zone, come Pegazzano, sono rimaste senza elettricità. Nella tarda serata di ieri, nel centro città, sono anche cadute alcune tegole dai tetti. Anche da Palazzo Biassa, sede di Carispezia, è caduto del materiale dal tetto. Distrutto un chiosco adibito a bar in piazza Kennedy, passeggiata Morin, è invece un vero e proprio tappeto di rami e rifiuti.